Quante volte mi sento dire dalle persone io non valgo niente oppure io non merito, non mi sento degno. Tieni conto che questo pensiero, questa credenza ha degli effetti devastanti sulla tua vita. Se tu pensi di non valere, pensi che il tuo tempo non abbia valore. E facilmente tutto questo è collegato alla mancanza di significato che senti nella tua vita e alla mancanza di realizzazione. Quando tu senti tutto questo, usi il tempo senza dargli valore e questo lo fai per ricevere quella gratificazione dall'esterno che tu da solo non riesci a darti. E inoltre questo ti permette anche magari di sentirti importante. Hai proprio bisogno di sentire importanza, di essere riconosciuto dagli altri. Questo ti porta a fare tutta una serie di azioni come accontentare gli altri, cercare di accontentare gli altri anche quando ti fanno delle richieste che tu non vorresti, non vorresti seguire. Eppure dentro di te cosa succede? C'è questo bisogno di dire sempre di sì. Perché? Perché hai bisogno di essere riconosciuto, di essere apprezzato, di non essere giudicato, anche perché se già pensi di non valere, non vuoi andare ad aggiungere altro giudizio a quello che tu già pensi di te. Quindi cosa succede? Dici sì agli altri e arrivi a dire no a te stesso. Inoltre, non riuscendo a salvare te stesso, cerchi di salvare le persone intorno a te, quindi cerchi di metterti a disposizione come Croce Rossina o Croce Rossino. E questo non porta degli effetti positivi nella tua vita, anche perché in questo modo facilmente verrai rifiutato, perché non tutte le persone attorno a te, anche se stanno soffrendo, hanno piacere di essere salvate, hanno piacere di essere aiutate. Un'altra cosa che potresti arrivare a fare è gettare il tempo facendo delle cose magari non importanti per te, per la tua vita, per migliorarla. Delle cose che magari ti possono dare un piacere a breve termine e in realtà non ti portano un beneficio. Questo può creare delle dipendenze perché tu vai a supplire alla tua mancanza di significato, di realizzazione, di importanza con questo piacere, sebbene minimo, che ricevi nel breve termine. E questo è connesso a dipendenze, non solo dipendenze classiche, ma da qualcosa che ti potrebbe dare una dipendenza. Oltre a tutti quelli che sono le tematiche connesse alla dipendenza, come dipendenza da cibo, da droghe, da alcol, da sigarette, da sesso, dal fumo forse l'ho già detto, dipendenze affettive, dipendenze dagli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe essere dipendenza dalla tecnologia. Ci sono tante persone che non sentono di valere, hanno difficoltà nel rapportarsi con gli altri e quindi utilizzano la tecnologia, i media, i social network soprattutto, per andare ad appagare quella problematica che vivono così profondamente. Qual è il risultato di tutte queste azioni che ti ho descritto? Il risultato e sentirti sempre meno realizzato, perché tutte queste azioni non ti conducono a realizzarti, non ti conducono in realtà a niente. Ti portano a sentire sempre più frustrazione e magari anche a sentirti sfruttato, perché magari dici tante volte sì, arrivi a dire di sì anche magari al lavoro, arrivando a lavorare gratuitamente, perché tanto pensi che il tuo tempo non valga. Quindi rafforzi il tuo pensiero di non valere. E vai a nutrire proprio quella profezia autoavverante. Io non valgo, gli altri non mi danno valore, quindi io continuo a non costruire niente nella mia vita e quindi io non valgo. E si crea proprio questo circolo vizioso. Io non valgo, quindi il mio tempo non ha valore, quindi uso male il mio tempo, non creo niente. E questo va a rafforzare la mia credenza di non valere. Come ti ho accennato, questo vale anche per la sensazione di non meritare e anche di non essere degno. Cosa fai con tutto questo?
Semplicemente usa la Divine Connection. Usa la Divine Connection non solo sulla sensazione di non valere, ma anche su tutte quelle volte in cui sei spinto a dire di sì, quelle sensazioni che provi quando hai paura di essere giudicato, tutte quelle emozioni che si muovono dentro di te e anche sui benefici secondari connessi al fatto di continuare a dire di sì, continuare a non dare valore al tuo tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vai a lavorare proprio su tutti gli aspetti, è piacevole e in pochissimo tempo, nel momento in cui tu ti sei connesso, puoi andare a sciogliere tantissime cose consecutivamente, perché comunque si possono risvegliare mentre lavori su questa tematica tantissime emozioni e sensazioni l'una collegata all'altra. Quindi buon lavoro, mi raccomando, e sciogli tutto perché tu vali immensamente. Ricordati che tu sei un essere divino e non puoi valere meno di così. Ciao!